Beh, è una vittoria bellissima perché, come avevamo già detto anche in pre-partita, siamo arrivati con delle idee ben chiare. Abbiamo giocato, al di là forse dei primi tre minuti del quarto quarto, i primi due minuti del primo quarto, abbiamo giocato la partita che avevamo preparato, abbiamo giocato la partita che pensavamo di fare. Senza Valentini, che ovviamente sapete benissimo è il nostro migliore difensore nel reparto degli esterni, siamo riusciti ad avere una grandissima concentrazione lo stesso. Ho detto ai ragazzi alla fine che abbiamo costruito la vittoria lì, proprio nell'aspetto difensivo. Sono molto contento per tutti gli esterni che hanno fatto un'ottima partita, sono molto contento per i lunghi che hanno giocato alla grande sul controllo dei rimbalzi, che era l'altro aspetto fondamentale. Vincendo questo dato, secondo me abbiamo evitato quello che è anche il punto di forza di Ferentino, cioè la fisicità con il nuovo assetto vicino a canestro. Sono molto contento anche della gestione, nonostante qualche appannamento nel fine del terzo quarto, della gestione complessiva dell'attacco. Devo dire che altre cose tecnico-tattiche non mi vengono in mente, nel senso che, come ho detto, avevamo già parlato tanto sabato di questo, e penso che abbiamo svolto ampiamente ed egregiamente il compito partita, vincendo una partita abbastanza nettamente. Ecco Davis, sì, ci sarebbero tante cose da chiederti, perché avete fatto davvero un'ottima impressione, forse la migliore qui a Ferentino per quanto riguarda le avversarie degli Amaranti insieme a Trento. Avete impressionato anche per la grossa fisicità che potete mettere in campo, che viene poi esaltata anche dall'altruismo degli esterni. Terza vittoria consecutiva, cos'è l'aspetto che avete migliorato di più rispetto alla prima parte di campionato con risultati balbettanti? Ma guarda, sarà un caso, ma oggi non eravamo a completo, ma nelle ultime due settimane siamo riusciti a essere a completo. E così ne parlavo anche con Franco Gramezzi prima dell'inizio della partita, e così anche Ferentino ha cambiato il suo campionato quando è riuscito ad avere una rotazione un po' più ampia, e noi altrettanto, nel senso che è un campionato talmente equilibrato che quando hai uno, due o tre giocatori fuori te ne accorgi. E anche chi sta andando molto bene, come Trento, per dire, non ha avuto problemi, a mio avviso, dal punto di vista fisico, e penso che questo campionato avere uno o due assenze pesa tantissimo in partite, come abbiamo fatto noi, pesa tanto in volata, soprattutto in trasferta. Quindi io penso che aver avuto un gruppo al completo per un paio di settimane dal 17 di agosto, e questo è coinciso con questo cambiamento di rotta, sia un po' il segreto, ecco, di questo nostro andamento nelle ultime partite. Ed ovviamente, così come quando perdi aumenti un po' il nervosismo, l'ansia, aver avuto un risultato positivo a Brescia, a mio avviso, unito al fatto che abbiamo recuperato tutti i giocatori, o pseudo, perché ovviamente Valentino oggi non c'era, ci ha dato quella fiducia in più per fare anche questo tipo di prestazioni, che però sono nelle nostre corde. Io penso che questa è una squadra che ha grandi qualità, che può avere grandi qualità, però giudicata e gestita da me al completo. Il più 21 finale è anche riflesso dal più 22 per quanto riguarda il confronto tra le due panchine. Voi avete segnato 41 punti con Cerona a 22 e Brian 17. Sicuramente è una bella addizione alla panchina, in particolare Brian era quello che volevi. Silvera, anche lui ha avuto un grosso problema, un grosso problema al ginocchio che lo limitava. Ha avuto nelle ultime due o tre settimane il rendimento sempre migliorando, ed è ovvio che da lui si chiede fisicità, e in questo momento si chiede anche contributo offensivo, soprattutto quando ci sono contro squadre che fanno questo tipo di difesa su pick and roll più marcato, perché oggi ha ruolato molto bene sempre davanti alla palla, era sempre davanti sul loro contenimento, è stato molto bravo a convertire con schiacciate gli assist dei compagni. Sono molto contento proprio da questo punto di vista, anche perché siamo riusciti a passarci molto bene la palla, anche 3 o 4 passaggi, extra passaggi, e tu mi conosci bene, sai quanto io punto su questo, cercare di toccare tutti quanti la palla. Certe volte questo non ci riesce ancora benissimo, però direi che oggi è stato anche questo un aspetto positivo. Secondo il vostro campionato, quale può essere? Assolutamente quello che doveva essere prima,
cercando di avere con grande umiltà la testa già a Barcellona per l'allenamento di domani sera, avere assolutamente l'umiltà di ricordarci anche periodi non positivi per mantenerla. Io non voglio assolutamente avere un atteggiamento dimissivo con queste parole, ma io penso che noi siamo come alla pari di altre forse 12 squadre in questo campionato nel gruppone che può disputare un discreto campionato per raggiungere i primi 7 posti. Chiaro, la partenza non ci ha aiutato, però abbiamo ancora tanto tempo per cercare di provare di raggiungerli, ma con grande umiltà, senza fare voli pindarici, anche perché i ragazzi non li stanno facendo, ma in questo momento sono lontani dalla nostra testa. Coach, probabilmente la settimana degli allenamenti, visto solo che ci verrà a abbiamo un problemino al giorno di Natale per la struttura, quindi ho preferito saltare, diciamo, il giorno di Natale, e facciamo già domani sera l'allenamento alle 7. Quindi tutti i giorni per il giorno di Natale, perché abbiamo avuto un problemino di struttura, però insomma, normale. Su questo momento sicuramente positivo della nostra stagione, incide comunque qualcosa per offuscare, insomma, questo momento positivo, le problematiche un po' dell'eventuale punto di penalizzazione che potrebbe arrivare? Io non so niente, Paolo non so assolutamente niente. È stato già smentito dalla società ufficialmente, che non arriverà. Anch'io ho solo letto, penso che Mirelli, il GM e il Presidente, dopo un centesimo di secondo dopo che è uscito qualcosa a caso strano su un giornale di Brescia, mi hanno telefonato per smentire. Cioè io queste cose, a parte che le ho sentite veramente come rumors e basta, ma penso che abbiano già avuto la smentita ufficialmente, che non arriverà al punto niente. Anche nel corso della presidenza, qua al di là della partita, che a un certo punto poi è un po' la storia, che squadra di ecco, per onestà è vero che, cioè, io ho parlato di Valentini, ma è il coach che parlerà poi dell'assenza di Giuri. Allora, al di là di questo, sì, esatto, allora chiaramente Fiorentino ha cambiato tanto rispetto a quella squadra che abbiamo incontrato in prestagione, e vicino al canestro soprattutto l'abbiamo apprezzato nelle ultime partite per quello che stavamo facendo, e con questo nuovo assetto io penso che sia anche Fiorentino una squadra che ha qualità. Poi probabilmente anche l'assenza di Giuri, come insomma, ha pesato, e quindi non voglio andare oltre su questo, nel senso che voglio che sia il coach a fare il cambio. Però al di là della partita di oggi ho visto un Fiorentino molto bene nelle ultime uscite, ho visto una Fiorentino cambiata con grande atletismo, e io penso che anche la forza del gruppo di Fiorentino, cioè, ovviamente non è quella di questa sera, e anche perché stasera, ribadisco, siamo stati molto bravi noi nel non far giocare loro probabilmente quello che volevano fare, ed essere molto attenti in difesa. Io penso che la chiave, al di là del primo quarto dove abbiamo corso a livello altissimo e siamo riusciti a fare anche molto canestro, sia nelle stanze tre quarti come abbiamo difeso, e stasera per non dire un'altra, insomma, con questo tipo di difesa era fatica a giocare. La classifica rispecchia almeno fino a questo momento? La classifica ha sempre ragione, lo sai, ve lo dico, l'ho detto 2 anni, la classifica ha sempre, non facciamo, la classifica ha sempre ragione. Più continua adesso, più anche poco settimana. Trento è una squadra di qualità. Trento è una squadra di qualità. A una domanda sabato ho detto: cosa pensi di Trento? Trento è tosta, un po' come le Dolomiti, che è granitica, è tosta, è lunga, è profonda, e si conoscono molto bene. È una squadra di qualità. Coach, alla vigilia parlavamo di Marco Ceron, di risposte da parte di questo ragazzo che ha dimostrato di essere in partita già da quel tiro da 3 punti, proprio per quanto riguarda il tiro da 3 punti. Un'altra domanda proprio sulla conclusione del tiro da 3 punti, che ci sarà di più rispetto alla gara con Trieste, ne parlavamo proprio alla vigilia, 7 su 25 rispetto all'1 su 12 contro Trieste. Sì, la differenza però rispetto anche alla partita di Verona di cui parlavamo, dei 30 tiri, oggi non, anche se mi ha fatto 25 non starnutisco, perché oggi effettivamente ci raddoppiavano tutte le volte che Berghi prendeva la palla in basso, ci venivamo a raddoppiare. Guida veniva quasi spesso a raddoppiare, oggi era difficile, siamo stati molto bravi a muovere la palla, e secondo me nel 25 tiri da 3 punti dobbiamo sottolineare sono 11 rimbalzi d'attacco, che sono quelli che secondo me ci hanno anche permesso 2 o 3 volte di avere un altro canestro facile su dopo un buon tiro. Insomma, io penso che è vero, parlavamo della mera statistica, però i 25 tiri di oggi non sono paragonabili ai 30 di Verona, per come Fiorentino ha difeso oggi c'erano tutti quei 25 tiri. C'erano? Bene, nel senso ha giocato una buona partita,
domani lavorerà altrettanto duro per farne un'altra anche la prossima volta, e dei giovani abbiamo detto non cerchiamo un exploit ma cerchiamo la continuità. Ok, grazie. Buongiorno a tutti.